nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Madonna, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio. Grazie a Dio.
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La mia anima esulta nel mio Dio. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. La mia anima esulta nel mio Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Venne un uomo mandato da Dio.
Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. La Chiesa in questa domenica anticipa un po' la gioia del Natale e per questo si chiama la Domenica della Gioia. In questo tempo di preparazione al Natale, per la messa indossiamo i paramenti oscuri. Ma oggi ci sono questi rose, un po' perché fiorisce la gioia del Natale. E la gioia del Natale è una gioia speciale, ma è una gioia che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano. È una gioia serena, tranquilla, una gioia che sempre accompagna il cristiano, anche nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà. Questa gioia diventa pace, ma il cristiano non perde mai la pace quando è vero cristiano, anche nelle sofferenze. Quella pace è un dono del Signore. La gioia cristiana è un dono del Signore. Ah, Padre, noi facciamo un bel pranzone, tutti contenti. Ma quello è bello, un bel pranzone sta bene. Ma quello non è la gioia cristiana di cui parliamo oggi. La gioia cristiana è un'altra cosa. Anche ci porta a fare festa, è vero, ma è un'altra cosa. E per questo la Chiesa vuol far capire cosa sia questa gioia cristiana. L'Apostolo San Paolo ai Tessalonicensi ci dice: fratelli, siate sempre lieti.
Come posso essere lieti? E lui dice: pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. La gioia cristiana la troviamo nella preghiera, viene dalla preghiera, e anche dare grazie a Dio, grazie Signore per tante cose belle. Ma ci sono persone che non sanno ringraziare Dio, sempre cercano qualcosa per lamentarsi. Io conoscevo una suora lontano di qua, no? Ma questa suora era buona, lavorava, ma la sua vita era lamentarsi di tante cose che succedevano. Nel convento la chiamavano suor lamentella, si capisce, no? Ma un cristiano non può vivere così, sempre cercando di lamentarsi. Ma quello ha qualcosa, io non ho, quello è questo, ma cosa è successo? Ma questo non è cristiano, E fa un po' di... Ma fa male trovare cristiani con la faccia amareggiata, con quella faccia inquieta dell'amarezza, di che non è in pace. Mai un santo o una santa ha avuto faccia funebre, mai. Sempre i santi hanno la faccia della gioia, o almeno nelle sofferenze la faccia della pace. La sofferenza massima, il martirio di Gesù, lui aveva quella faccia di pace e si preoccupava degli altri, della mamma, di Giovanni, del ladrone, si preoccupava degli altri. Per avere questa gioia cristiana, primo, pregare, secondo, rendere grazie. E come faccio per rendere grazie? Ma fa... ricorre la tua vita e pensa a tante cose buone che la vita ti ha dato, tante. Ma padre, è vero, ma io ho ricevuto tante cose cattive. Sì, ma anche tutti. Ma pensa alle cose buone. Ma io ho avuto un hogare cristiano, una famiglia cristiana, genitori cristiani, ma grazie a Dio ho lavoro, la mia famiglia non soffre la fame, o siamo tutti sani, o non so, tante cose. E rendere grazie al Signore per questo. E questo ci abitua alla gioia. Pregare, rendere grazie. E poi la prima lettura ci suggerisce un'altra dimensione che ci aiuterà a avere la gioia. E portare agli altri il lieto annuncio. Noi siamo cristiani. Cristiani viene da Cristo. E Cristo significa unto. Noi siamo unti. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Noi siamo unti. Cristiani vuol dire unti. E perché siamo unti? Per fare qualcosa. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio a chi? Ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Questa è la vocazione di Cristo e anche la vocazione dei cristiani. Andare agli altri, a quello che hanno bisogno. Siano con bisogni materiali, siano spirituali, tanta gente che soffre angoscia per problemi familiari, e portare la pace lì, portare l'unzione di Gesù, quell'olio di Gesù che fa tanto bene e consola le anime. Così, per avere questa gioia nella preparazione del Natale, primo pregare,
Signore, che io viva questo Natale con la vera gioia, non con la gioia del consumismo che ci porta al 24 dicembre tutti in ansia perché mi manca questo, mi manca quello. No, quello non è la gioia di Dio. Pregare, secondo, rendere grazie al Signore per le cose buone che ci ha dato. Terzo, pensare come posso andare dagli altri, dove loro, a quelli che hanno difficoltà, problemi, pensiamo a malati e tanti problemi, no? Portare un po' di unzione, di pace, di gioia. Questa è la gioia del cristiano. D'accordo? Mancano appena 15 giorni, un po' di meno, 13 giorni. In questi giorni preghiamo, ma non dimenticare, preghiamo chiedendo la gioia del Natale. Rendiamo grazie a Dio per tante cose che ci ha dato. La prima, la fede, ma questa è una grazia grande. Terzo, pensiamo dove io posso andare a portare un po' di sollievo, di pace a quelli che soffrono. Preghiera, rendimento di grazie e aiuto agli altri. E così arriveremo al Natale del unto, del Cristo, unti da grazia, di preghiera, di azione di grazia e di aiuto agli altri. Che la Madonna ci accompagni in questa strada verso il Natale. Ma la gioia, la gioia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Thank you.
Fratelli carissimi, innalziamo fiduciosi le nostre preghiere a Dio, che è degno di fede e opera la nostra salvezza. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore. Concedi, o Padre, alla tua Santa Chiesa di annunciare con franchezza e nella libertà la venuta del Salvatore. Colma dei tuoi doni, o Padre, il nostro Vescovo, il Papa Francesco, e sostienilo nel suo universale servizio apostolico. Santifico, Padre, tutti i membri della nostra parrocchia e donaci la grazia di imparare da Maria Vergine e da San Giuseppe ad accogliere ed amare il Signore Gesù. Consola, o Padre, tutte le persone provate dalla sofferenza, dall'angoscia e dalla solitudine, e la gioia del Cristo che viene sia da loro forza. Ascoltaci, Signore. Illumina, o Padre, i governanti e i legislatori. Si astengano da ogni specie di male e sappiano sempre discernere e tenere solo ciò che è buono. Ascoltaci, Signore. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera e scenda su di noi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Yeah.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero istituito e con la sua divina potenza rende efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso, che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al suo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
mistero della fede. Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Vescovo, Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Thank you.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Santità, grazie, benvenuto tra noi. Un saluto affettuoso e sincero da parte di noi sacerdoti e di tutta la comunità di San Giuseppe all'Aurelio. Contenti? Nessuna parola riesce ad esprimere quanto ciascuno di noi prova in questo momento.
Dicono a Napoli, tenimmo core in to zucchero. Mi scusi, Sua Eminenza, per il napoletano mal pronunziato. In Sardegna, la regione da lei visitata pochi mesi fa, per esprimere la grandezza della gioia per una visita gradita, si usa l'espressione «benieniusiada», che non dice soltanto la gioia dell'incontro, ma vuole anche esprimere l'augurio di un ulteriore incontro con l'ospite. Ma lei, Santità, non è un ospite. Qui a San Giuseppe lei è il padrone di casa, il padre nella fede, che ha incontrato i suoi figli, il maestro che ci insegna la via da seguire per essere veri discepoli di Gesù. Di lei abbiamo imparato in questi 2 anni ad apprezzare tutto e con tanta ammirazione. Di lei ci piace il suo fare semplice, ma chiaro e deciso. Mi ricorda mio padre. Bastava vederlo per capire. Così si vive, così si parla. Grazie, Santità, di questa sua testimonianza. Grazie per le tante parole di coraggio e di speranza che ad ogni suo incontro regala ai nostri cuori, compresi quelli dei parroci. Grazie per gli inviti pressanti che ci rivolge a testimoniare l'amore misericordioso di Gesù. Le sue parole, espresse nei documenti a viva voce, ci sono guida sicura nel nostro cammino e nel nostro ministero pastorale. Che dirle di noi? Siamo una comunità in cammino e quindi carichi di tanti limiti, ma desiderosi di camminare verso la meta che è Cristo Gesù. La sua data di nascita ci riporta al 1961, quando Papa Giovanni XXIII, intuendo lo sviluppo che ci sarebbe stato in questa zona, chiese ai superiori del mio istituto, gli Oblati di San Giuseppe, il terreno necessario per la costruzione di una chiesa e dei locali parrocchiali. Da quel giorno tanti sono stati sacerdoti giuseppini che si sono avvicendati come parroci e vicari parrocchiali, e tanto è stato il bene che hanno compiuto. Noi abbiamo ereditato da loro tutto questo e con serenità e fiducia, consci dei nostri limiti, sullo stile di San Giuseppe Marello, nostro fondatore, di origine astigiane come lei, portiamo avanti il nostro ministero. Essendo il territorio della nostra comunità molto esteso, siamo presenti in altre 2 realtà, sempre nel territorio parrocchiale, a Santa Rosalia, con la presenza fissa di un sacerdote con il quale si vive in piena armonia, e nella zona di Valcannuta con la celebrazione di una messa nei giorni festivi, grazie alla disponibilità delle suore di Santa Dorotea. Dal nostro fondatore abbiamo ereditato un grande amore per la Chiesa, per il Papa e per tutti i suoi insegnamenti. Per questo il cammino pastorale si muove sulle linee e in armonia con quanto la Chiesa ci propone, cercando di cogliere le istanze che nascono all'interno del territorio e sforzandoci di andare incontro alle molteplici realtà presenti in questa comunità. La pastorale ci vede sensibili alle necessità dei poveri, dei tanti immigrati provenienti da vari paesi esteri e italiani. Vorremmo aiutare tutti, ma le necessità sono più delle risorse. Grazie anche al suo aiuto tramite la elemosineria, riusciamo a far fronte ad un gran numero di persone, anche se non si riesce a raggiungere tutti. Sul versante della catechesi cerchiamo di unire insegnamento e testimonianza. Testimonianza di fraternità, anzitutto, all'interno della comunità religiosa sacerdotale, con le 24 comunità religiose femminili e maschili presenti nel territorio e con tutti i fedeli della comunità.
ampio spazio viene dato alla catechesi prematrimoniale e matrimoniale, stando il più possibile vicino al cammino della coppia e della famiglia. Su questo campo il Sinodo ci ha fortemente sollecitati ad avere una visione più ampia su tutta la realtà familiare e continua a tenerci desti su quanto la Chiesa continua a proporci anche in vista del Sinodo del 2015. Per questo ci riesce abbastanza facile avvicinare i genitori in attesa di un bimbo e nello stesso tempo riusciamo a far sentire la nostra vicinanza nel loro cammino educativo. Grazie alla disponibilità di una decina di coppie, la preparazione al battesimo e l'accompagnamento dopo si stanno rivelando meno difficili del previsto. I vari gruppi presenti nella comunità esprimono e vanno incontro a tante realtà che richiedono ascolto, capacità di dialogo, disponibilità all'incontro e accompagnamento nei cammini di ciascuno. La presenza negli ospedali, nelle cliniche e nelle case di riposo vogliono essere il segno concreto della nostra vicinanza a chi soffre ed è solo. Ci auguriamo che la sua presenza faccia risuonare nel cuore di tutti noi, sacerdoti e non, il desiderio e l'impegno ad adoperarci per la crescita del Regno. Non posso però, caro Padre, licenziarmi da lei senza prima averle detto il nostro grazie e la nostra gioia per averci dato il cardinale titolare nella persona del cardinal Gérard Cyprien Lacroix, arcivescovo di Quebec e primate del Canada. Nel mese di giugno ha fatto il suo ingresso ed è stato un'esplosione di gioia. Si è caldamente raccomandato di porgerle il suo saluto affettuoso. Un altro grazie voglio rivolgerlo davanti a lei a tutta la comunità parrocchiale, comprese le comunità religiose femminili e maschili, per il lavoro che fanno nell'aiutare noi sacerdoti ad essere uniti e solerti nel bene e a profondere i nostri sforzi perché tutti insieme si cresca nell'amore al Signore fra di noi. Grazie ancora, Santità, a nome mio personale, dei miei confratelli e della comunità tutta. Le assicuriamo il nostro quotidiano ricordo al Signore. A lei chiediamo che ci benedica e continui a far risplendere su tutti noi la luce radiosa del suo volto, con l'affetto di un figlio. Un grazie ancora per Sua Eminenza il Cardinale Vallini, che per me è una guida sicura in questa comunità, a Sua Eccellenza Monsignor Paolo Salvadaggi, che mi sono compagni di viaggio e mi sostengono assieme ai miei confratelli. Avevamo pensato che cosa potevamo lasciarle oltre la nostra presenza che lei ha potuto vedere e abbiamo sollecitato la comunità ad esserle vicina nell'opera a lei molto cara dell'aiuto dei poveri. Per questo abbiamo lasciato da parte ogni oggetto materiale e abbiamo chiesto così un obolo a ciascuno perché lei possa continuare a venire incontro a quella realtà che rappresenta il Cristo sofferente, che sono i poveri. Grazie ancora della sua venuta. Signore sia con voi, sia benedetto in nome del Signore, ora e sempre. Nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Veniamo.
Grazie tante per la vostra accoglienza tanto calorosa, per le vostre preghiere, non dimenticare la gioia. E per questo preghiera, rendere grazie a Dio e andare a portare sollievo ai bisognosi e così prepararsi per il Natale. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.